tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video epico qua su YouTube Italia. Oggi abbiamo dei personaggi importanti perché si sfideranno YouTubers contro TikToker, ragazzi, i TikToker più famosi d'Italia. Ebbene sì, sono proprio loro, guardate bene i nostri YouTuber. Facciamoli entrare, let's go! Tu sei un TikToker o porno attore? Facci no, capire. Devi capire che qua in campo vi scoprirò tutti. Ah. Oh! Domanda, ma anche i TikToker giocano a calcio? No, perché io non capisco. E Seba! E Seba! Lo vedremo in campo. Esatto. Sì, ragazzi, non parlo tanto. Siete pronti? Siete carichi? Noi siamo pronti. Sempre! Siete più forti di noi YouTuber oppure voi TikToker vi sentite più forti? Boh, io mi sento più forte, però non mi piace dirvelo, perché dopo hai questa faccia e mi fai pena, capito? Hai capito? Cioè, Pier, si sento più forti di noi YouTuber. Com'è questo? Ma Pier gioca a calcio? Io gioco a calcio. No. Sì, Pier gioca a calcio e anche forte! Lui di Ibra c'ha solo il nome. Tanto questa maglia te l'ha andata bianca perché te l'ha andata i tuoi padroni. No, no, sta diventando qualcosa di troppo grave, ragazzi. Bando alle ciance, vi spiego la sfida di oggi. La prima sfida, ragazzi, crossbar challenge. Quindi testeremo un po' la vostra precisione. La seconda sfida, rigori. E l'ultima finale, partita 3 contro 3. Chi è il terzo? Facciamolo entrare, facciamolo entrare. Vieni qua, perché ragazzi, scotta di YouTube Italia. Prima di iniziare con queste sfide vi voglio presentare OneFootball, ragazzi, la miglior app calcistica per seguire la vostra squadra del cuore. Ebbene sì, se volete seguire la vostra squadra del cuore scaricate OneFootball, perché con OneFootball potete seguire tutte le statistiche in tempo reale e soprattutto guardare gli highlights della vostra squadra del cuore. E OneFootball, ragazzi, può essere anche utilissimo soprattutto per i fanta allenatori, perché ci aiuta e ogni giorno costantemente ci dà informazioni sui nostri giocatori. Quindi potete andare a selezionare direttamente la vostra formazione e inserire i vostri giocatori, e in tempo reale vi darà sempre news e statistiche aggiornate, ragazzi. Inoltre, ragazzi, ci sono anche le migliori partite in diretta, più di 15 campionati diversi, ragazzi. È gratis sia per iOS che anche per Android. Quindi, ragazzi, che cosa aspettate a scaricare OneFootball? Il link in descrizione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete scaricato OneFootball, ma soprattutto fatemi sapere la vostra squadra del cuore. Iniziamo con queste sfide. Crossbar Challenge, il primo delle due squadre che riesce a beccare la traversa per la prima volta vince questa sfida. Puoi andare, Ibrahimovic. Oh no, vai a ballare su TikTok, Ibra. No, dai Gabri, facciamoli vedere gli youtuber come sono. Porterò il primo punto. Primo tentativo, il nostro Gabri. Sono stato infortunato 6 mesi. Porterò la prima punta. Ragazzi, adesso sta Ayub. Potresti essere il primo. Attenzione, Ayub for Noob. O uno dei tanti che non la prende. Sono tutti alta, sempre la stessa zona, raga. Facciamo entrare un po' di qualità in questo video, Sam. Facciamo entrare Pier. Pier, facci vedere un po' come si fa. Insegniamo come si fanno i video e come si becca le traverse. Wow! Cos'è da dire? Dico solamente che sta facendo il suo lavoro. Sta andando a prendere le palle. Ci siamo, Sam? Ci siamo, Pier. Questa ti inquadra bene. Certo, ti sto inquadrando. Oh, Carraio! Ma io non mi sono dovuto! C'è Ida? La bomba mia! Non può parlare di questo! Non si può dire! Come si fa con TikTok? Così, no? Non sto qua a parlare tanto! Non sto qua! Bla 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 bla! Samuel, Samuel, vediamo che cazzo fa Samuel adesso! Dai, Samu! Sì! E siamo 1-0. Ma dov'è YouTube Italia? Dov'è YouTube Italia? Oh! Ragazzi, siamo giunti alla seconda sfida di oggi. La prima sfida l'hanno vinta i TikToker. Ma male, TikTok. Sì. Adesso vedrai anche la seconda sfida. Sti fenomeni. Oh. Adesso rigori challenge di precisione, perché le porte non sono quelle che vi immaginate voi a 11, ma in quadra sono quelle piccoline, e quindi bisognerà fare gol praticamente da porta a porta. Due tiri a testa, chi delle due squadre avrà fatto più gol avrà vinto questa challenge. E poi andremo con la terza. E andiamo a vincere! Let's go! Ovviamente parto io, perché giustamente abbiamo perso questa sfida. Questi TikToker stanno parlando troppo. Dai, siamo. Primo tiro. Oh, dai, lo metti sempre. E infallibile nei rigori! E Seba! E Seba, Carrao! YouTube! Altro che TikTok! Raga, non tira Ibra, a posto! Aspetta, aspetta! Vai, ci sono! Posso andare? Vai!
sai? Sei bravo a centrare i buchi, dimostracelo. Ma è bravo! Ma è bravo! Easy win qua, ragazzi. Da inquadrare le facce dei TikToker che mi sa che non parlano più così tanto. Oh, dai, chiunque tira uguale, sbagliate uguale, ragazzi. Basta, canale 2. Guarda, ragazzi. Guarda. Mi dispiace. L'ha toccata lui, però. Ma chi l'ha toccata? La palla, sai cosa? Le tue scuse hanno toccato me. Wow, dovete fare un Vi dico solamente che YouTube Italia, TikTok e Thumbnera, noi abbiamo vinto. Dammi la palla. Truffato, un po' come quel cappello. Ma che cosa mi stanno sentendo le mie orecchie? Non ne posso più. Non li voglio neanche guardare in faccia. Con le scarpe slacciate. Le scarpe slacciate e di tacco. Oh. Ah. No. Eccesso di solo per tenerla riaperta. Vai. Senza guardare. Per dimostrare ai youtuber che il livello è diverso. Secondo e ultimo tiro per me, ragazzi. Vai, Sam. Easy. Devo fare solo gol e poi abbiamo vinto, no? Easy. Dai, come in prima categoria. Perfettamente centrale, ragazzi. Stessa distanza tra i due pali, dico solo questo. Vai, bravo. È solo una formalità. Abbiamo i tifosi noi! Abbiamo i tifosi! 3-2 per noi, ultimi due tiri a testa, ragazzi. Easy peasy, lemon squeezy. Gnabri. Mamma mia! E Gnabri c'è! E andiamo con questa seconda sfida! Perché se la sbagliano hanno ufficialmente perso. Già, hanno perso! Ma perché? Questo è rancore. Questo è rancore. Questo è razzismo dei TikToker, capito? Perché quando sei un TikToker vali meno. Funziona così. Seconda sfida portata a casa. 1-1 qua. 1-1. La prima l'hanno vinta loro. Guardate. La seconda noi. Adesso la partita che deciderà tutto. Ragazzi, ma YouTube, ma cosa vuole fare YouTube? Guardate YouTube. Adesso andiamo alla sfida finale e decreteremo chi sono i più forti tra i TikToker o i YouTuber. Andiamo. Signori, ci siamo, 3v3 sulla sabbia, TikTokers contro YouTuber. Siete pronti? Tempo! E allora, dove vai? Oh! Che sei TikToker qua? Torni indietro qua. La palla non è per te. Vincia! Isabo che prende questo pallone! Attenzione allora! Pierino di Pilasbu! Degli youtuber che la mette dentro! E vanno in vantaggio così! In che modo? Ma è entrata! Ricordiamo che si arriva a 3, 1-0 per il team youtuber, 1-2 qui perfetto! Attenzione, il tiro deviato da Pierino! Pierino su Isabo! Chiuso adesso! A piedi nudi! E allora Sam! Spinto da tutti! Attenzione sulla sabbia! Incredibile, le botte! Mamma mia! Team TikTokers si trovano. Che succede? Tutti fermi? E la mettono dentro! Uno pari! No, bla bla qua! Team YouTubers 1 contro Team TikTokers 1. Attenzione allora, si comincia, si riparte anzi. Pierino, prova la skill, questa la rimane lì! Fuck YouTube! Chiedo scusa a tutti voi e a Samuel. Qui Pierino ha azzardato una skill che è venuta male. Sono Samuel. Cerca la sponda qui su Pierino. Sono Pierro. La mette dentro. Beh, Samuel che dà un passo, perde il passo. E allora riparte adesso con TikTokers. Il cappello cade, ma chi se ne frega? Pierino recupera il pallone. Pierino, sempre Pierino. Pierino per Sam. Sam, palo! Attenzione, Isabo c'è! Calcio di rigore. Rigore da metà campo, Samuel. Ci serve il 2-2, ci serve il pareggio, forza. Calcio di rigore. Tenta col destro. E si riparte allora. Attenzione. Ha cercato il numero. Traversa. Traversa. Occhi qui, Samuel. Samuel. Pierino, attenzione con la skill. Pierino, c'è prova dalla distanza. Il porto Pierre. E Pierino c'è! Mi sono fatto perdonare per il gol subito prima. Due pari, ti segna adesso, vince. Allora, è tosta, però daremo il massimo per vincere questa partita. Okay, addio. Raga, 2-2, eh. Vai Pier, allora. Un errore. Il destino è su di noi. Quindi dobbiamo far bene, perché è il destino di YouTube Italia, eh. Sì, dimostrare. Non possiamo farci battere da dei TikToker. Dai, dai. I'm a savage, classic buddy. E allora si ricomincia dal 2-2. Chi segna vince Team TikTokers contro Team YouTubers. Ovviamente io sono per gli YouTubers perché anche io sono. Attenzione Isabo, ci prova Pierino, c'è! Sei volato lì, incredibile! Isabo se ne va, mi sembra Ronaldo!
Picchia dietro! Vittoria, ragazzi! YouTube Italia! Dove è YouTube d'Italia? YouTube! Le solo dai calmo! Hai vinto un video su YouTube, non hai vinto la finale di Champions! Appunto, episodi, dai! Come vado a far gol da lì, ragazzi? C'è veramente un culo questi, davvero! C'è come i culi che vediamo su TikTok ballare, stavolta ce l'hanno avuto loro, sto culo. A me dispiace solo per Pierino, 50 anni su YouTube e perde il Allora va bene così, ragazzi, mi raccomando, seguite i ragazzuoli, facciamo i complimenti. Non seguite i ragazzuoli. Facciamo i complimenti sportivamente, seguiteli su Instagram, YouTube e TikTok, soprattutto perché sono dei fenomeni. Io vi ringrazio, anche Team Pirlasbu, ci abbiamo provato. Com'è che ti dice? Ognuno fa ciò che gli riesce, voi continuate YouTube. Arrivederci. E con questa, e ricordo che questo video sta uscendo su YouTube. E infatti non su TikTok. Pronto. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto se volete altri YouTuber e altri TikToker da mettere a confronto. Mi raccomando, lasciate like, seguiteci tutti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi.